Ciao a tutte, questo sarà il video dedicato al primo giorno di saldi che è oggi, che è appunto il 2 luglio. Sono stata brava e non ho comprato tantissimo. Allora, partiamo da quello che ho comprato ieri, quindi il giorno di pre-saldi. Sono stata da Camaïeu ed ho preso, voi la vedete più chiara, in realtà è un color corallo, questa magliettina che è appunto in fondo è arricciata e appunto c'è scritto Camaïeu ed è fatta così con questo fiocco al centro e le manichine così molto molto carina, mi piace tanto, voi la vedete appunto un po' troppo chiara secondo me. Comunque, poi sempre da Camaïeu, questa costava 9,95, poi di questa che costava mi sembra 16 mi hanno fatto il 30% di sconto ed è una camicettina a maniche corte fatta così con i bottoncini ed è appunto a righine azzurrine, poi qui ha queste, è fatta così molto molto carina, leggera, e insomma l'ho messa oggi per andare appunto in giro per i saldi insieme a Cristina e Barbara, che saluto, che sono stati veramente una piacevole compagnia. Dunque, Barbara mi ha portato un pensierino da uno dei suoi viaggi, che è questa presina con appunto il mio nome, mentre Cristina mi ha portato un sacco di cose, che magari però farò vedere in un altro video, ora non lo so. Comunque, perché questo è il video dei saldi. Comunque, Cristina mi ha portato un sacco di cose perché abbiamo fatto un ordine insieme di La Masca e poi mi ha portato dei prodotti della Dea Cosmetici. Magari farò un video proprio a parte. Comunque ringrazio Cristina, veramente è stata troppo carina. Veramente troppo carina. Però vi faccio vedere, ecco, i prodotti della Ila Mask, li devo far assolutamente vedere. Allora, quindi non parliamo di saldi, ma proprio di ordine. Abbiamo preso, cioè io ho preso questo che è allora il Light Liquid Foundation ed è LF120. Oggi è la giornata nuvolosa, ma meglio così perché abbiamo girato senza appunto troppo sole, quindi è stato piacevole. Ed è questo, stavo guardando. Ok. E il colore è questo. Spero che si veda. Ok, perché c'è tanta luce oggi, c'è tanta luce, in realtà non c'è tanta luce, ma siccome io faccio i video sempre alla sera, ovviamente a parte la lampada non c'è la luce naturale. Allora sono riuscita oggi, che è sabato, a farlo, ecco questo, insomma, steso, molto chiaro, bello. Confezione appunto è piccolina, ma è 30 ml, quindi comunque il contenuto è sempre 30 ml, come magari tanti altri fondotinta. E poi questo blush, che è piuttosto scuro, si chiama Twig. Eccolo qua. Non capisco se voi lo vedete bene il colore come lo vedo io. Vediamo, proviamo ad aprirlo. No, mannaggia. Mannaggia, no, no, no. Forse è così? Ok, è un fucsia scuro, piuttosto molto scuro. Comunque, in qualsiasi modo non lo vedete bene, farò le foto e poi le metterò sul blog. E appunto, poi i prodotti della Dea Cosmetici li farò vedere in un video a parte. Dove siamo state? Abbiamo fatto un salto veloce veloce da Mecca, anche per salutare Simone. E io ho preso il blending che è il 217, che non avevo. Che è questo appunto, quello appunto per sfumare, bello, non lo avevo, infatti ho fatto bene. Poi dove siamo andati da Kiko? Sono stata veramente brava, perché mi sono trattenuta, anche perché oggi è il primo giorno di saldi, ma i saldi poi continueranno, quindi
Allora, ho preso due prodotti. Allora, uno è il primer occhi, che non avevo. Tutte le volte che andavo da Kiko era sempre esaurito. Dico, ma ce la farò prima o poi a comprarlo? Trovato. E vabbè, lo conoscete tutti sicuramente. Comunque, tutto così poi si stende e via. Comunque, è un primer occhi. Non so neanche il prezzo perché non trovo lo scontrino. Comunque, più o meno, mi sembra 5,90. Ma non ricordo. E poi ho preso il Soft Focus Concealer. Quello, eccolo qua, lo 02. Che è quello a penna. Quindi a differenza di quello di Essence, di Catrice, di Brochet e anche di Clarin, questo bisogna appunto premere. Quindi è questo ed è appunto lo 02, che lo 01 era troppo chiaro. Questo correttore illuminante appunto, ed è questo, dovrebbe vedersi. Io ho detto che tante volte non si vede quello che mostro, avete ragione, un po' colpa anche della luce. Comunque mi piace molto. E questo è un po' il periodo che voglio provare questo tipo di prodotto, no? Questi correttori luminosi. Appunto mi manca quello di Saint Laurent, che è praticamente il più famoso, diciamo. Poi siamo state da Sephora e direi che poi ho quasi terminato. Che veramente, come vi dicevo, sono stata proprio brava brava. E da Sephora cosa ho preso? Allora, ho preso questo, che non conoscevo questa marca, dice Cristina, sì, della Terry, questo fondotinta con il pennello applicato, ora ve lo faccio vedere. È, non l'avevo visto, 17,5 ml, quindi è in differenza di 30 ml, praticamente è quasi la metà, un po' di più della metà. Comunque, qui c'è scritto il prezzo 44%, poi 22 e poi 5. Ah, e l'ho preso il numero 1, Rosy Light. La confezione è grande. Ovviamente non l'ho ancora provato. Non ho mai provato un prodotto con il pennello. Infatti, quando Cristina l'ha provato, io ho un po' storpiato. Cioè, non so neanche come funziona. Fantastico, brava Sara. Si preme? Ah, sì, ok. Ok, si preme e dovrebbe. Ok, sì, sta arrivando. Ok, sì, è molto bello. Infatti l'abbiamo preso sia io che Cristina perché ci piaceva. Eccolo qua, sì, si vede bene. No, il fatto che abbia il pennello appunto per me è una novità perché non ne ho mai comprati. So che ne fa, ad esempio, Revlon fa dei fondotinta con applicato il pennello, però non mi piace. O comunque proverò questo, che è davvero particolare, è appunto di Terry, marca a me sconosciuta fino ad oggi. E questo appunto 5 euro, era nei saldi, negli sconti, insomma nei prodotti scontati. Poi a 15 euro l'uno ho preso 3 lip gloss, 2 di Givenchy e uno di Yves Saint Laurent. Allora, ho preso questo Yves Saint Laurent, che è appunto il numero 10, gloss pur. Vediamo se riesco ad aprirlo. Eccolo qua. E lo svuociamo. Un bel rosso. Poi questi due di Givenchy. Allora, uno
quello che piaceva tanto a Cristina, non che a me non piacesse, però io glitter orange propendevo di più su quel per quello rosa, poi alla fine ero talmente indecisa che li ho presi entrambi. C'è una signora che sta lanciando del pane dal balcone ai piccioni e va bene. Allora, perché appunto ho spalancato tutte, quindi per avere maggior luce. Allora, è questo, in effetti è proprio bello. Però appunto ero un pochino indecisa, ve lo swatcho, anche perché non ho potuto swatcharli né questo né quello, quello di Saint Laurent sì, perché c'erano i tester, mentre quelli di Givenchy no, perché non c'erano i tester. Ovviamente non si vede, cioè non è molto, eccolo qua, un pochino sì, ecco sì, no. Si vede, ok, ed è appunto questo, quindi 15 euro l'uno, li ho pagati, quindi ne ho presi 3 e sicuramente insomma costeranno di più, quindi soprattutto questi di Givenchy non costano poco. E poi ho preso questo rosa delicato che mi piaceva tanto, che si chiama, aspettate, lo prendiamo dalla scatola perché qua non si vede tanto, è il 403 Pop Rose. Tanto guardo la signora che lancia dal balcone, molto bello, ho fatto bene a prendere anche questo. Eccolo qua, è rosa chiaro. Meno male che avevo detto basta gloss, perché non mi ci stanno più nel cassetto. E vabbè, ho intenzione di, vabbè, ovviamente come vi ho già detto farò la makeup collection, il video della dedicato appunto appena riesco, magari non so se riesco prima delle ferie, altrimenti dal primo giorno di ferie, promesso, dal 16 luglio sono in ferie, quindi lo farò sicuramente, perché insomma mi ci vuole un po' di tempo. E sicuramente comprerò dei nuovi cassetti perché non so più dove mettere la roba, non c'è più posto. Da Sephora poi ci hanno dato a tutti, insomma, mi hanno dato questi campioncini, che è un burro corpo della linea appunto di Sephora. Poi siamo andati da con mia mamma invece, quindi poi ho visto mia mamma, ho pranzato con mia mamma in centro, quindi ho salutato Cristina e Barbara. E sta parlando da sola la signora sul balcone, non importa, facciamo finta di niente, perché nel frattempo mi sta anche guardando, chissà cosa pensa. Andiamo avanti. E da con mia mamma siamo andate da, che doveva comprare un paio di sandali mia mamma, che poi ha trovato bianchi molto belli, da fantastico, non mi viene più in mente, comunque se mai ve lo scrivo, non mi ricordo più, è un negozio famosissimo, Valle Verde, me lo sono ricordato. Eravamo andati al mattino con Barbara, che si è provata un paio di sandali, poi mia mamma appunto l'ho portata da Valle Verde e mi ha regalato una borsa bianca, che è appunto questa, spero che si veda, direi di sì. Allora ha questa cerniera, poi è quindi molto capiente, ha questo dettaglio che mi hanno detto se nel caso non le piacesse si può comunque togliere, ok, e la trovo carina, capiente, dentro è fatta così, quindi con i profili poi bianchi, bella, bella capiente, e l'abbinerò con le mie nuove infradito bianche. Non so se l'avevo fatta vedere in qualche video, aspettate, prenderle qui, eccole, che sono queste bianche, non solo bianche, comunque hanno le perline bianche, rieccomi, e sono queste, quindi non sono tutte bianche appunto, questo ad esempio è fatto così, e sono della Café Noir, le ho messe già una volta e sono molto carine secondo me, hanno questo tacchetto.
tutto così basso, anche perché io non uso i tacchi, ma non perché, sono già alta di mio, ma non per quello, non so, non sono abituata. E hanno queste perline bianche, quindi abbinata, beh, ho un'altra borsa bianca, però non è grande, è piccolina, però di borse bianche devo dire che non ne ho, e quindi questo sarebbe l'abbinamento. Vi saluto e al prossimo video, ciao!